potenze del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. È la messa conclusiva dell'anno e anche la messa vigiliare per l'inizio del nuovo anno. Vogliamo da un lato rendere grazie, canteremo dopo la comunione il Te Deum, come ringraziamento al Signore, e dall'altro ci auguriamo che il Signore anche in questo nuovo anno faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni pace. Chiediamo perdono per tutto quello che non abbiamo vissuto in questo anno nella sua volontà. Tu promessa del Padre, che sei stato annunciato dagli angeli e accolto dai giusti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu figlio di Dio, che possiedi l'unico nome nel quale possiamo trovare salvezza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu nostra pace, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che ci largisci la gioia di questa celebrazione, nell'ottavo giorno della nascita del Salvatore, donaci di essere sempre difesi dalla sua forza divina. Non abbandonarci alla nostra debolezza, ora che siamo redenti dalla venuta tra noi del tuo Figlio unigenito, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del Libro dei Numeri. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti ad adorare il Signore. Alleluia,
Il Signore sia sul tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il Santo Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificandolo, dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questa paginetta del Vangelo di Luca abbiamo la reazione di fronte al Natale. Ci sono presentate 3 reazioni. La prima reazione è di tutti quelli che udivano, i quali si stupirono delle cose che venivano dette. Prima reazione, lo stupore. Seconda reazione, la lode. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio. Terza reazione, quella di Maria, che custodiva meditando. Le prime 2 reazioni possono apparire reazioni positive, lo stupore e la lode. Noi possiamo stupirci di fronte all'azione di Dio. Possiamo anche lodare e glorificare Dio per quello che abbiamo visto. Possiamo dirci che abbiamo vissuto una bellissima novena, un bell'avvento, celebrazioni molto piene di gente, chiesa sempre strapiena, Natale, stupore, meraviglia, lode nei confronti di Dio. Ma questo non basta. Non basta perché non genera un cambiamento. I pastori tornano indietro, glorificano e lodano Dio, ma poi non si dice più niente di loro. Non hanno cambiato la vita. Sì, c'è una chiesetta nella periferia di Betlemme a Bezzaur che ricorda i santi pastori, ma è più tradizionale che reale. Hanno visto, hanno lodato, ma poi tutto è andato avanti come se niente fosse, come prima. Potrebbe essere la nostra reazione di fronte a quello che abbiamo vissuto, di fronte a quello che abbiamo celebrato. Oh, che bello, lodiamo Dio, ringraziamo il Signore, ma poi torniamo quelli di prima, con la vita di prima, con i dubbi, le fatiche, le infedeltà di prima. La reazione di Maria è condensata in quei 2 verbi. In greco il verbo è symballo, cioè tenere insieme. Maria tiene insieme. Tiene insieme la grandezza di Dio con quel bambino avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. Tiene insieme la grandezza di Dio con quella mangiatoia, con quella povertà, con quella miseria. Tiene insieme l'amore di Dio
con la croce, con la fragilità. In fondo questo è lo sguardo della fede, che è chiesto anche a noi. Saper tenere insieme nella nostra vita l'amore di Dio, la presenza di Dio con i fatti tragici, tristi, faticosi della nostra vita. Riuscire a stare nella fede dentro questo tenere insieme. Una vita appunto che si dipana dentro la sua normalità riconoscendone la presenza di Dio. Di questo Dio che ha posto la sua tenda in mezzo agli uomini. Dio. Quante volte andiamo in crisi invece su questo? Non siamo capaci di tenere insieme l'esistenza di Dio con la guerra, l'esistenza di Dio con un lutto, l'amore di Dio con Dio che non ascolta le mie preghiere. Eppure proprio qui Maria ci insegna a vivere la fede, ad avere uno sguardo di fede che tiene insieme. In quest'ultimo giorno dell'anno, in queste ultime ore del 2023, mentre ci apriamo al nuovo anno, ci è chiesto di avere questo sguardo di fede. E mi piace un esempio, ed è quello del guidatore della macchina, che deve guardare avanti, ma per poter andare avanti deve guardare anche lo specchietto retrovisore. Per poter andare avanti deve poter vedere anche quello che c'è dietro. È quello che ci è chiesto. In questo sguardo che guarda avanti nel nuovo anno, sapere anche guardare lo specchietto retrovisore di quello che abbiamo vissuto. Tenere insieme il futuro col passato, la tradizione con la novità. Tenere insieme. Non ci gettiamo alle spalle quello che è stato. Non guardiamo avanti nell'illusione che sarà tutto bello, tutto rose e fiori. Teniamo insieme l'esperienza che abbiamo fatto, il buono e il brutto della vita di questo anno, per guardare avanti. Teniamo insieme l'amore di Dio, la sua grandezza, la sua presenza, con la piccolezza, la fragilità, i dolori, la croce, che inevitabilmente sempre la vita, come possiamo vedere nello specchietto retrovisore del 2023, ci riserverà anche nel 2024. Ci auguriamo questo, di essere capaci, di essere uomini e donne di fede, così. Il canto dopo il Vangelo lo troviamo sul foglietto, Notte di luce. Thank you.
con la fiducia e la certezza dell'amore di Dio, rivolgiamo al Signore le nostre invocazioni e diciamo insieme: dona alla tua Chiesa pace e unità. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per la Chiesa, che in un mondo lacerato dall'ingiustizia e dalla prepotenza, continua a indicarti come unica speranza di salvezza, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per la società civile e per quanti sono chiamati a responsabilità istituzionali e di governo, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per i fratelli e le sorelle che sperimentano il dramma della guerra e della persecuzione, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per i carcerati, gli ultimi, gli emarginati e per quanti soffrono per la fame e la povertà, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per le famiglie, spesso ferite e lacerate da incomprensioni, divisioni e dal dolore, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. Per noi tutti, chiamati ad agire secondo giustizia, per essere autentici costruttori di pace, ti preghiamo. Dona alla tua Chiesa pace e unità. O Dio, che hai posto a fondamento all'opera di salvezza l'incarnazione del tuo Verbo, dona all'umanità le grazie che ti implora e fa che tutti gli uomini riconoscano, come unico nome che la nostra speranza può invocare, il nome del tuo Figlio unigenito, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno di pace. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ogni bontà e ogni bellezza, o Dio, da te comincia e da te è portata a compimento. Nella festività natalizia offriamo con gioia i nostri doni, celebrando l'inizio della nostra salvezza. Tu donaci anche di condividere la tua gloria nella felicità che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, che per riscattarci dal peso della legge, secondo la legge, fu circonciso. Affermò così il valore dell'antico precetto, ma al tempo stesso rinnovò la natura dell'uomo, liberandola da ogni impaccio e da ogni residuo del peccato. Senza disprezzo per il mondo antico, diede principio al nuovo, e nell'ossequio della legge divenne legislatore, e portando nella povertà della nostra natura la sua divina ricchezza, elargì nuova sostanza al mistero dei vecchi riti. Con cuore rinnovato e gioioso, uniti agli angeli e ai santi, sciogliamo a te, o Padre, l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo, i Santi Protaso e Gervaso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il canto allo spezzare del pane lo troviamo sul foglietto. Il Signore è la mia forza. Rinnoviamo la nostra fiducia in Dio, che è Padre di tutti, e preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione cantiamo Astro del Ciel, numero 79. Thank you.
Cantiamo il canto del Te Deum, lo troviamo al numero 235. Cantiamo il mistero dell'altare, lo troviamo in fondo al libretto, a pagina 243. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Canto finale, Tu scendi dalle stelle, numero 346. Permetto in questo momento di dare qualche notizia anche sulla salute di Don Ambrogio, perché qualche sito, qualche gruppo ha fatto girare in modo non delicato alcune informazioni. Don Ambrogio ha un'infezione ai polmoni, è stato fatto un primo parziale intervento per togliere questa infezione, non è più in terapia intensiva, in reparto. In attesa che passi questa infezione per poi fare un ulteriore intervento per togliere il male al polmone. Lo accompagniamo nella preghiera, sta bene in questo momento, saluta tutti, anche se chiaramente con la fatica di questo momento particolare. Grazie e buon anno a tutti.